Ciao a tutti e benvenuti nella recensione della stagione 5 di Buffy con la maglietta, non so se si vede, di The Walking Dead. Segno che il mio subconscio mi sta dicendo, sì, continua a guardare Buffy, ma in realtà vorresti vedere The Walking Dead, perché, no, vabbè, scherzi a parte, sto vedendo parallelamente la stagione 11 di Walking Dead per cercare di evitarmi spoiler, ogni tanto ci butto dentro Buffy, poi sto vedendo Six Feet Under, Justified, The Wire, sto facendo un caciucco di serie terribile. Comunque, vabbè, allora, sorvoliamo su tutte queste mie disavventure. Stagione 5 di Buffy. Allora, stagione 5 di Buffy, la migliore sicuramente, tra quelle viste finora, ovviamente, ho iniziato da poco la sesta, è la stagione migliore, per Sarah Michelle Gellar, che finalmente mi sento in dovere di chiamarla attrice, cosa che non potevo assolutamente fare nelle prime quattro. Qui funziona, qui è brava. Ha anche, per carità, una trama che supporta il fatto che lei debba mettere in scena delle capacità recitative, cosa che invece nei primi quattro anni, a parte ti amo Angel, ti amo di qua, non è che ci fosse molto. Quest'anno gli hanno dato una parte molto importante, molto familiare, molto prima empatica, poi drammatica, poi di vendetta, poi di speranza. Insomma, gli hanno dato molte cose su cui giocare. Come attrice sicuramente sarà stata molto contenta. È la stagione migliore per i personaggi di Spike, che secondo me ancora oggi alla stagione 6 è il mio personaggio preferito, è quello che secondo me senza questo personaggio Buffy sarebbe morta la serie tempo prima, perché la stagione 4 Spike era stato gestito malissimo, ma l'attore riusciva a salvare la baracca. Nella stagione 5 secondo me è stato il personaggio meglio gestito insieme a Buffy, perché al di là della sottotrama romantica che ne hanno voluto dare, che ci sta assolutamente, ma hanno gestito bene il fatto che prima fosse un assassino spietato. Non sono andati nella classica linea, ok, no, dobbiamo farlo diventare simpatico, quindi è il comico. Cosa che hanno fatto nella stagione 4? Invece nella stagione 5 sono riusciti a mantenere un suo aspetto intrigante, come poi era nella stagione 2, pur rendendolo un personaggio più positivo. Per quanto riguarda tutti gli altri personaggi, secondo me sono tutti più interessanti rispetto alla quarta, che invece era un disastro. La quarta aveva anche un po' la sfiga di avere perso parte del cast originale dello show. Nella stagione 5 i vari sostituti, quindi il sostituto di Oz, il sostituto di Cordelia, sono diventati interessanti. Sono riusciti a creare un gruppo, cosa che secondo me nella quarta invece no, erano un po' tanto troppo sfilacciate le storie che non erano finite, la macro trama inguardabile, insomma c'erano tanti troppi problemi che non hanno sicuramente aiutato gli attori principali a rendere i personaggi interessanti. Ovviamente la stagione 5 si apre con questa rivelazione della sorella di Buffy, interpretata dalla gnocchissima, anche se all'epoca giovanissima, Michelle Trachtenberg. Io ho fatto un po' fatica a farmela star simpatica perché me la ricordavo da Gossip Girl, dove insomma, vabbè, e quindi vabbè, ho dovuto bypassare questa cosa, ci ho messo un po'. Però poi in realtà il personaggio in sé è molto carino, e lei tra l'altro è molto brava, secondo me da merda, ad alcuni attori che erano nel cast di Buffy da più tempo. E su alcune scene lei è veramente molto brava, mi riferisco soprattutto al post The Body, cioè l'episodio cardine di tutte le serie di Buffy, che tutti fan ricordano con un amore spropositato, per molte addirittura una delle migliori puntate mai viste in televisione. Su Internet Movie Database, cioè IMDb, è l'episodio forse più votato dai fan come il migliore in assoluto. Io a grandi linee non sapevo bene cosa sarebbe successo in questa puntata, ma me lo aspettavo, perché sempre più andando avanti con Buffy ci si rende conto di come sia un po' la mamma di tutti i teen drama, perché poi soprattutto della CW e della WB, perché tutti questi teen drama, quindi Supernatural, Smallville e tanti altri, hanno proprio preso Buffy non solo come ispirazione per fare qualcosa per gli adolescenti, ma proprio nelle tematiche, nel format, perché nella stagione 5 nei teen drama muore un genitore dei protagonisti, insomma da lì non si scappa. In Smallville era il turno del papà di Clark Kent, in Dawson Creek era il papà di Dawson, e in Buffy è la mamma di Dawson, quindi di Buffy, facciamo un crossover. Quindi era quasi scontato che succedesse questa cosa qua, e Buffy avendo un genitore solo, ovviamente come protagonista, era ovvio che fosse lei. Ci sono un sacco di sottotematiche che ti portavano a pensare questa cosa qua, e la tematica di lei malata di cancro che si protrae nella prima parte della stagione, che poi trova la sua conclusione nell'episodio 16, è presa e fotocopiata da ER, andata in onda direi l'anno precedente, quindi in realtà non si sono inventati nulla, ma di nuovo hanno preso, Guido cosa ha fatto? Ha di nuovo preso da una serie per adulti una tematica molto importante, portandola ai ragazzi, che è quello che ha sempre più o meno fatto dalla prima stagione in avanti.
Allora, parlando di The Body, a me è piaciuto molto quell'episodio, è piaciuto molto come è stato diretto, come è stato concepito. Ci sono delle cose che personalmente non avrei fatto in quel modo lì, personalmente avrei dato più spazio a Buffy che non alla sorella, avrei dato più spazio a Buffy che non agli amici. E per quanto posso capire il significato della scena finale col vampiro, è stata girata talmente male che personalmente mi ha tolto un po' il pathos nei confronti di quello che stava accadendo in quel momento lì. Poi, il modo in cui ha trattato il lutto, nel senso stretto, è stato molto bello. E anche il fatto che sia morta di morte naturale, non con qualcosa legato alla mitologia dello show, e soprattutto che non si sia vista morire, che è la cosa che più mi è piaciuta, cioè il fatto che Buffy sia rientrata in casa e si sia ritrovata lì il corpo della madre, è un qualcosa che chi ci è passato non se lo può scordare mai più, ed è un qualcosa di talmente freddo, talmente di botto ti do questa cosa, che dici... Mi coglioni, perché tutto quello che rende Buffy un po' infantile in questo episodio ovviamente non c'è. Poi ci sono le cagatine, perché ci sono, e lui non riesce a farne a meno. Però nel complesso è sicuramente stata una puntata veramente molto bella. Personalmente non la mia preferita, sicuramente in un'eventuale classifica degli episodi migliori è in una top 5, ma non credo che sarà la mia preferita, anche perché adesso così a sensazione mi sembra di aver visto episodi che mi siano piaciuti di più. Poi la serie prosegue con i suoi episodi, con le reazioni di Buffy e della sorella Dawn alla morte della madre. E si arriva al finale di stagione. Il finale di stagione, ecco, ad esempio, registicamente parlando, il finale di stagione secondo me è migliore dell'episodio della morte della madre. Perché? Perché era un episodio di 40 minuti in cui Whedon ha fatto quello che ha fatto la Marvel 15 anni dopo con 150 milioni di dollari. Whedon l'ha fatto con 1,5, cioè fare un film Marvel in 40 minuti. Perché c'è tutto quello che ha fatto Sam Raimi con Spider-Man, c'è tutto quello che ha fatto la Marvel, proprio nella... Non voglio fare l'insegnante di scrittura, ma ogni struttura di un episodio è analoga. I film Marvel, perché spesso e volentieri si parla di una grande serie TV, perché hanno una struttura molto simile ai format narrativi televisivi. E nel caso di questo episodio, Whedon ha fatto l'opposto, cioè Whedon ha preso quello che funzionava come film al cinema, quindi la presentazione del cattivo, prepararsi al cattivo, prepararsi alla sfida, fallire, risorgere e sconfiggere il male. Whedon ha preso questa cosa che di solito non è in un episodio televisivo, gli episodi televisivi non hanno la classica struttura cinematografica, ma lo ha messo in un episodio di 40 minuti. E in questo episodio di 40 minuti, Sam Raimi ci ha fatto Spider-Man 1 e 2, e in parte anche il 3, e poi la Marvel da Iron Man, e poi sono tutti basati su quell'episodio lì, con tanto di finale fotografico molto simile a Spider-Man 2 e a un sacco di film Marvel, quindi è veramente il motivo per cui la Marvel, tanti anni dopo, si sono rivolti a quest'uomo e gli hanno detto: Ciccio, ci devi fare gli Avengers, perché è veramente, veramente tanto, tanto Marvel. Sia tutto Buffy, ma in particolar modo questo episodio. Sulla morte di Buffy, finta ovviamente, perché poi sai benissimo che resuscita, vale un po' lo stesso discorso della morte del genitore nella stagione 5 di Teen Drama, il finale della stagione 5 di Supernatural, il finale della stagione 5 di Smallville. E se mi metto a pensare, secondo me, di altre serie, anche in precedenza, al finale della stagione 4 di X-Files e della quinta, se uno somma il finale della stagione 4 di X-Files e quello della quinta, ottiene quello che succede a Buffy nel finale della stagione 5. Quindi non si è inventato nulla, ma ha dato vita, successivamente, con appunto su tutte, Supernatural e Smallville, due finali che bene o male sono stati copiati, un po' come l'inizio della stagione 3 di Buffy. Vedeva Buffy via da Sunnydale diversa, incazzata. L'inizio della stagione 3 di Smallville vedeva un Clark Kent lontano da Smallville incazzato. Quindi, quando si dice Buffy è stata importante per la televisione, sì, è proprio per questo che è stata importante, perché ha dato vita a un filone narrativo, a un filone di format proprio narrativi, importantissimi per tantissime serie che sono venute dopo. Attenzione, non si legge quasi mai Buffy è stata importante perché ha rivoluzionato la televisione dal punto di vista della messa in scena, perché la messa in scena di Buffy è veramente, veramente superficialotta. Fatta eccezione qualche piccolo spruzzo di wow!
ma sono veramente pochi. Detto questo, la stagione 5 è migliorata anche tecnicamente, ha migliorato l'aspetto visivo, non la CGI che è sempre un po' bruttina, ma proprio l'aspetto visivo registico, fotografico. È un po' più curato, per quanto ci sono sempre delle cadute di stile, poi là che dici, ma perché? Che tra l'altro sarebbero evitabilissime con poca attenzione, non è che dici devi avere più soldi, no, basterebbe un po' l'attenzione, ma all'epoca l'attenzione ai dettagli che rendevano grandi le serie ce l'avevano poche, ce l'avevano giusto X-Files, ce l'avevano Twin Peaks, ce l'avevano Yar, ma erano poche le serie che ci si dedicava così tanto. Perché? Perché all'epoca vigeva ancora la regola, il cinema è meglio della TV, oggi è quasi l'opposto. Quindi, questo perché? Perché in quegli anni c'erano serie che ti dicevano: guardate che anche in televisione si può fare grande cinema. Però erano ancora gli anni del tentativo, non erano ancora gli anni della certezza. Per gli anni della certezza dobbiamo arrivare agli anni 2000 e soprattutto agli anni 10, dove serie come Il Trono di Spade, Breaking Bad, Dexter, sono serie che ci fanno veramente dire che il cinema ormai è superfluo rispetto a quello che riusciamo a fare in televisione. Concludendo, non spendo grandi parole sui cattivi, perché ormai i cattivi di Buffy sono peggio dei puffi, cioè sono veramente inutili, banali e vengono sconfitti tutti come dei cretini. Il cattivo della stagione 5 di Buffy, forse un pochino più minaccioso delle prime 4 stagioni, ma anche lì alla fine viene sconfitto a forza di prendere botte. Dice vabbè, boh, basta, me ne vado perché oggi è andata così. Cioè, sono veramente superficiali, quasi inutili, proprio come i cattivi Marvel, che servono solo ed esclusivamente a mettere in scena dei personaggi positivi immemorabili, ma mai dei cattivi, o almeno quasi mai. E i cattivi di Buffy non fanno assolutamente eccezione, compreso quello della stagione 5, con tanto di scagnozzi più stupidi che si siano mai visti, e lei fin troppo carismatica, fin troppo sopra le righe, per poi essere sconfitta appunto semplicemente a bastonate. Quindi boh, potevano farlo 10 episodi prima, quindi anche lì. Boh, vedremo la stagione 6. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio e vi do per l'appunto appuntamento con la recensione della stagione 6, a meno 1 dalla fine. Ciao a tutti!